ci crediamo talmente tanto in questo tipo di iniziativa che per noi è una sorta di orientamento in uscita per i nostri laureati. Ci crediamo appunto talmente tanto che quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare gli sforzi. Quindi accanto al tradizionale appuntamento autunnale di ottobre, che anche quest'anno verrà, abbiamo questa, per la prima volta questa edizione primaverile a maggio, che ha riscosso già molto successo in questa sua prima edizione. C'è stata una forte risposta sia da parte delle aziende, non credevamo di avere tante richieste dalle aziende stesse, stiamo di fatto raddoppiando i numeri rispetto allo scorso anno, ma come possiamo vedere oggi, forte è stata anche la risposta da parte dei nostri giovani. E questo ci rende molto contenti perché significa che c'è sensibilità, sia da parte del territorio, da parte delle aziende, che oramai sono diventati diciamo un punto di riferimento importante per noi, perché questo raccordo diretto tra mondo delle imprese e università è importante per dare un segno di continuità ai nostri giovani che si formano, studiano tra i banchi, tra le aule dell'Ateneo e poi però, una volta che hanno studiato e si sono formati, si devono in qualche modo, no, devono investire nel mondo là fuori e devono capire come farlo. L'università non fa formazione professionale, che è quello che molte volte ci rinfaccia il mondo produttivo, perché se volessimo pensare a un profilo di professionale, ogni impresa avrebbe la sua esigenza particolare. Noi ovviamente non possiamo avere 1.000 corsi di studio. Quello che noi forniamo agli studenti sono gli strumenti per poter adeguare, diciamo, la loro capacità di lettura di quello che accade nel mondo, nella società, nell'economia, alle condizioni specifiche dove vengono inseriti. Quindi questo che fa l'università. Poi è chiaro che in qualche modo, diciamo, abbiamo dei laureati in economia che sono più specializzati rispetto a un laureato in filosofia, ma non è detto che un'impresa non trovi più conveniente assumere un filosofo piuttosto che un economista. Accade spesso e quindi è diciamo, un riscontro di quello che ho detto poco fa. L'università deve formare delle persone con gli strumenti per poter fare anche una formazione continua.